taglia i fondi per quanto riguarda sia la lotta alla mafia, la lotta al terrorismo e per quanto riguarda i fondi per le forze dell'ordine. Perché mi è capitato personalmente troppo spesso di condividere questi momenti con gli appartenenti alle forze dell'ordine, alle 4, alle 5 di mattina, di continuare a fare interrogatori, di fare appostamenti, di vivere perennemente con il panino, di vivere con persone che avevano difficoltà anche a poter, perché non c'era chi poteva prendere il loro posto alla fine del turno, la gente che aveva difficoltà ad allontanarsi per poter andare a espletare i propri bisogni fisiologici. Questa è una realtà che spesso accade in queste terre, che fortunatamente sono lontane da Arezzo e dalla sua quotidianità. Però è giusto sapere che esiste anche questo nel nostro paese. Ed è giusto sapere che ci sono persone che rischiano la vita non soltanto in Iraq, piuttosto che in Bosnia, piuttosto che in Iraq, ma che quotidianamente la rischiano la vita anche qui in Italia, a poche centinaia di chilometri da qua. Quindi dicevo, un percorso che Gianni ha iniziato raccontando la sua storia di poliziotto quando lavorava nella realtà siciliana, di dove è originario, e racconta nel primo libro appunto questa sua lotta quotidiana, queste sue crisi anche esistenziali, dovute alla fatica del lavoro, dovute al fatto che il lavoro lo portava lontano dalla sua famiglia. Ecco, poco fa è stato detto, dice, molte volte il poliziotto conosce più le abitudini dei figli dei mafiosi che pedina quotidianamente che le abitudini dei propri figli. Ecco, c'è un bellissimo passo nel silenzio, in cui Gianni racconta di un colloquio con la moglie nel quale lui si accorge che uno dei figli aveva iniziato a fare una certa cosa, e ci fa notare alla moglie questo progresso del bambino che era piccolino. E la moglie gli dice: veramente sono 3 mesi che ce lo fa, e dice: tu non ti sei mai accorto perché a casa non ci sei mai. Quindi non conosceva neanche quelli che erano i progressi della crescita del figlio. Quindi dicevo, questo percorso che lo porta a vivere questa quotidiana vita, anche perché poi tra l'altro lui faceva servizio in un reparto che si occupava prevalentemente della ricerca dei latitanti, quindi sapete benissimo che la ricerca del latitante è qualcosa che ti porta via 24 ore, perché tu devi, nel momento che hai individuato il probabile rifugio del latitante, devi cominciare a stare lì a vedere tutte le mosse, a controllare le mosse delle persone che sono vicine ai latitanti, i familiari e tutto quello che può portarti sulle tracce della persona che deve essere arrestata, che magari sono anni, come abbiamo visto Dottorini, è stato latitante circa 30 anni, quindi con persone che fruiscono di connivenze, di protezioni che le nostre forze dell'ordine molte volte non riescono ad avere, perché mentre il mafioso viene protetto dal suo ambiente quando commette qualche errore e quindi viene tutelato, molte volte le forze dell'ordine, può capitare che chi lavora può commettere qualche errore, non hanno lo stesso grado di tutela, anzi, se possibile, vengono sanzionati in maniera sicuramente molto pesante. Quindi dicevo, questo lavoro pesante, pesantissimo, che lo porta ad avere dei grossi problemi di carattere familiare, che lui racconta in questo primo libro, e che nel momento in cui lui arriva alla cattura di grossi latitanti, arriva soprattutto alla cattura di latitanti che potevano portarli a quello che era il famoso secondo livello della criminalità, comincia a essere minacciato di morte in maniera pesante, e queste minacce a lui e alla sua famiglia, che già tra l'altro viveva in una condizione blindata, perché vivevano asserragliati sostanzialmente dentro casa, perché questa è gente che vive anche con il terrore, che non solo puoi rischiare di morire tu in un conflitto a fuoco, ma questo, diciamo, l'hai messo in conto quando hai scelto quel mestiere. La gravità di questa situazione sta nel fatto che tu non sai mai se tua moglie e i tuoi figli rischiano di rientrare dentro casa. E quindi è sicuramente una situazione che aggiunge uno stress psicologico ed una difficoltà di vivere la vita quotidiana a quella che già è, tutte, che sono tutte le difficoltà che si vivono nel fare questo mestiere. E quindi una situazione che lo porta tra l'altro ad una drammatica separazione anche dalla moglie, e oltretutto che lo porta necessariamente ad essere allontanato per motivi di sicurezza dalla Sicilia, perché già
è stata allontanata dalla Sicilia per questo motivo, perché si sapeva, anche tramite delle informative di confidenti e le informative di polizia, che ormai il suo nome era segnato e quindi sicuramente prima o poi questa condanna a morte, perché in Italia è bene che si sappia che esiste ancora la pena di morte, sarebbe stata eseguita e quindi è stato necessariamente allontanato. E qui arriviamo al secondo libro. Il secondo libro che ci racconta le peripezie di quest'uomo che una volta avuta questo allontanamento dalla sua terra natia, perché poi essendo siciliano lui comunque viveva anche gli affetti in qualche modo, anche in un modo particolare, diciamo, in questo modo un po' strano di come può essere la vita di un poliziotto che fa questo mestiere, vive anche gli affetti dei genitori, gli affetti della famiglia, gli affetti degli amici in qualche modo. C'è un bellissimo passaggio qui lui racconta la storia di un suo amico che andava a scuola con lui e che poi, atteso che non era riuscito a trovare un lavoro onesto, legale, e soprattutto, come diceva lui, un lavoro che desse la possibilità ad un uomo di mantenere la famiglia, perché ci sono ancora dei valori in cui, in alcune terre in cui un uomo deve mantenere la famiglia. Questo ragazzo, che poi diventa un uomo nel corso del libro, passa a diventare un killer della mafia. E quindi c'è un bellissimo passaggio di questo confronto quando questo personaggio viene arrestato tra Gianni e questo suo amico delle scuole elementari. E quindi si vede praticamente questo confronto speculare tra i due aspetti diametralmente opposti della stessa realtà. E quindi come se in alcune zone del nostro paese la gente si trovasse a un certo punto di fronte a un bivio per cui tu puoi imboccare la strada giusta o puoi imboccare la strada sbagliata nello stesso identico istante. Dicevo, il libro Nelle mani di nessuno continua questo percorso che Gianni inizia in Sicilia. E lo porta lontano dalla sua terra, lontano dai suoi affetti, solo, senza soldi, perché purtroppo l'amministrazione dell'interno molte volte a queste persone non rimborsa neanche i soldi per il trasloco, e quindi queste persone si devono sobbarcare, come capitava quelle scene spesso che si vedono nell'immediato dopoguerra, quando la gente, gli sfollati con i carrettini andavano, no? Si portavano quei pochi beni a tutto il loro mondo, loro si portano tutto il loro mondo dietro e devono andare via in un paese nuovo, in un paese diverso, in un paese dove sono completamente sradicati e avulsi dalla realtà locale e nella quale si devono in qualche modo innestare, si devono inserire, devono cercare di ricrearsi una nuova vita. E Nelle mani di nessuno racconta queste difficoltà, racconta le difficoltà che lui trova nel nuovo ufficio in cui va a lavorare, racconta le difficoltà di reperire un alloggio, se non con l'aiuto di alcuni funzionari che in qualche modo riescono a trovargli, diciamo, delle situazioni alloggiative nell'ambito degli alloggi di servizio con molte difficoltà, perché gli alloggi di servizio per gli appartenenti alle forze dell'ordine hanno le stesse difficoltà degli alloggi e di edilizia economica e popolare, quindi con delle graduatorie, con dei, a volte anche diciamo degli escamotage che devono essere trovati per cercare di dare una sistemazione a quest'uomo e ai suoi figli che aveva con lui. E